Ciao a tutti, benvenuti al secondo video sulla beta di Project Maestro. Oggi vedremo insieme una piccola demo per andare ad unire e combinare set di dati differenti. Magari si potrebbe pensare che questa funzionalità in realtà non aggiunga niente di nuovo a quanto non sia già possibile fare con Tableau. In Tableau possiamo già fare le union, possiamo già fare le join. In realtà, quello che ci dà in più Maestro è la possibilità di controllare in modo semplice e visivo cosa effettivamente non sta funzionando nelle nostre union e nelle nostre join ed eventualmente anche di correggere questi problemi istantaneamente. In questa demo utilizzeremo due file Excel. Un file Excel contiene tutte le descrizioni di questi Lego. E poi un altro file Excel che invece contiene i dati di vendita suddivisi in 3 anni su 3 tab differenti. Quindi l'obiettivo sarà quello di fare una union di queste 3 tab e poi in join con il set invece delle descrizioni per avere un dataset completo. Quindi come al solito nella nostra barra di sinistra clicco su Add, vado a scegliere il file Excel con i miei 3 anni, mi vengono caricate le 3 tabelle, parto dalla prima, quella del 2014, la trascino, poi trascino quella del 2015, se vado a mettere la nuova tabella sopra a quella già esistente, vedete che sulla destra possiamo decidere di creare una union, sotto in basso possiamo decidere, date una join, sotto in basso di creare una union. Quindi vado a creare una union tra le sales del 2015 e quelle del 2014. Se volessi aggiungere anche quella del 2016, potrei trascinare anche questa tabella e poi collegare con questo filo che si viene a creare la tabella con la union già presente e scegliere Add perché voglio andare ad aggiungere questa terza tabella alle due già esistenti. Nella finestra in basso vediamo istantaneamente un'anteprima di quello che è successo. Vedete che ogni tabella viene assegnato un colore e nelle colonne in cui vediamo tutti e 3 i colori vuol dire che il tool è stato in grado di matchare, quindi di andare ad incolonnare nel modo giusto il set ID di tutte e 3 le tabelle. Dove non vediamo nessun colore vuol dire che il campo non è presente in tutti. Dove ad esempio in questa description ne vediamo soltanto due, vuol dire che è riuscita ad incolonnare la description del 2015 e quella rossa del 2016, ma nel 2014 vedete infatti si chiamava in modo diverso. Se vogliamo focalizzarci solo sui campi che non sono stati uniti in modo esatto, possiamo cliccare su questo bottoncino, Show Only Mismatched Fields, e verranno filtrati solo i campi che effettivamente non sono stati matchati in modo giusto. A questo punto potrei ad esempio prendere questa description e proprio trascinarla sopra alle altre due e quindi sparirà dalla visualizzazione perché non fa più parte di quelli mismatch, oppure potrei, come facciamo anche già su Tableau, prendere ad esempio questi 3 campi che fanno in realtà parte tutti dello stesso, sono in realtà la stessa cosa, cliccare con la destra e scegliere Merge Fields, esattamente come farei su Tableau. Questo type evidentemente esiste solo nel 2016, magari è un nuovo campo che è stato aggiunto successivamente, quindi rimarrà mismatchato e vabbè, la cosa non ci interessa. Ora che abbiamo fatto la union, andiamo a prendere l'altro dataset per aggiungere le informazioni descrittive. Quindi andiamo un'unica tabella, Tableau ce la inserisce automaticamente nell'area di lavoro, quello che dobbiamo fare è portare il filo nell'iconcina della union e scegliere New Join. In questo modo potremo mettere in join la union con il dataset delle info. La join deve essere fatta sul set ID,
scegliere set ID a sinistra e a destra. E dato che ci interessa avere le descrizioni solo ed esclusivamente di quegli articoli che sono stati venduti, ci va benissimo fare una inner join. Volendo potremmo cliccare sui simbolini dell'insieme per cambiare tipologia di join. A noi ci va benissimo una inner join, quindi lasciamo pure di visualizzare solo le descrizioni di ciò che abbiamo effettivamente venduto, e nella parte qua in basso abbiamo un sommario dei risultati della join. Nella parte di sinistra abbiamo il numero di valori che sono stati inclusi, nella parte di destra abbiamo i numeri di valori che sono stati esclusi. Ora, se il mio obiettivo era quello di aggiungere le descrizioni per qualsiasi oggetto sia stato venduto, avere questi due valori che non sono stati inclusi, se ci clicco sopra posso anche andare a vedere esattamente quali sono, non mi sta bene. Io questi due li vorrei all'interno della mia visualizzazione, quindi all'interno della mia join. Potrebbe essere che sono degli oggetti per il quale non esiste una descrizione, quindi nessuno ancora si è incaricato di inserirle in inventario, ma se andiamo bene a vedere abbiamo questo ID che ha davanti questo prefisso ATAT. Se andiamo a vedere gli ID di tutti quelli che invece sono passati e sono stati inclusi nella join, questo ATAT davanti non c'è. Quindi magari è un piccolo caso di sporcizia di dati. Quello che possiamo fare è cliccare su questo 2 e andare a correggere tirando via questi due prefissi che non c'entrano niente. Tasto destro, edit value, posso proprio cancellare tutto ciò che non mi serve e vedete che Maestro automaticamente va ad aggiungere uno step di pulizia includendo l'operazione che io ho appena fatto. Adesso vedete che gli esclusi della union sono 0 e quindi effettivamente non ho perso nessun dato per colpa di quel piccolo errore. Una volta finito potremo aggiungere il nostro output e scegliere una cartella del nostro computer dove vogliamo andare a salvare il nostro output preparato, che può essere in formato PDE, Aiper oppure CSV, oppure se abbiamo un tableau server dovremo fare sign-in e fargli pubblicare direttamente il data source. Una volta finito potremo cliccare su Run e il workflow andrà effettivamente a creare o pubblicare il nostro output. Questa breve demo sul come sfruttare Project Maestro per combinare insieme i dati finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao!